Senti, pensiamo a una situazione dove ci troviamo agli inizi della carriera, no? Quali sono gli aspetti su cui è necessario concentrarsi, su cui dobbiamo investire la maggior parte del tempo e di energia per riuscire a entrare nell'industria musicale? Ancora dipende dalla tua abilità, semplicemente. Quindi se sei bravo a produrre, passa del Buttami su tempo a quello. produrre e magari delega qualcosa a qualcun altro. Cerca di fare la musica migliore che puoi. Non ci sono, su questo non ci sono regole, cioè ci sono tutte una serie di fattori. Concentrarsi magari su quello dove sei più bravo e provare a iniziare a delegare su quello che non, sei meno bravo. Sì, e riguardo al delegare, qual è stato il tuo approccio? Cioè, perché ci sono varie correnti di pensiero su questo, no? Cioè, cosa delegare e cosa non delegare? Perché adesso, ad esempio, mi sembra che anche il discorso della produzione è una cosa che volendo si può delegare. Ah beh, certo, certo, perché no? Dipende uno da cosa si sente anche rappresentato, cioè se hai il tuo suono che ti piace, che vuoi portare avanti quello. È chiaro che non vai a delegare la produzione, vai a delegare la comunicazione. Penso a Eric Pritz, lui per esempio, sempre per quello che ho visto, insomma, il suo percorso è sempre stato un mostro di produzioni, però era sempre solo produzioni, nel senso non c'era una comunicazione, cioè lui di per sé non è un grande comunicatore, direi, non fa mai interviste, non fa mai niente. Però ha costruito per esempio tutto questo mega show. Chiaro, quando uno inizia non può pensare di fare questo mega show, però deve cercare di offrire qualcosa in più, no? Quindi se sei un bravo DJ e però sei timido, cerca un bravo PR con cui allearti. Se sei un bravo produttore ma non sai smanettare sul computer, cerca qualcuno che ti aiuti sui social. Conosco anche ho degli amici anche, so che è un po' tabù questa cosa, però che sono degli ottimi produttori a livello di idee, che ho pubblicato anche sulla mia live, hanno fatto anche il numero uno su Beatport, che però non sono bravi con le Tecnici. macchine, a far suonare bene i pezzi, quindi vanno in uno studio, di alcuni produttori, gli dicono cosa fare. Il risultato comunque si vede lo stesso la loro identità dentro. Quindi non Certo. c'è un limite a quello che uno può delegare. Si tratta sempre di riuscire a trasmettere la propria identità. Certo. Parliamo un po', per quanto riguarda l'età, chiede Jack. Ah, io ho iniziato abbastanza tardi. Io, a parte che avevo paura di volare fino a circa, non ricordo, facevo 26 anni quando ho preso il mio primo volo. Non è che... ho iniziato sempre tutto abbastanza tardi, quindi l'età vi auguro di iniziare presto e di continuare. Anche quello non ci sono regole. Conosco tanti ragazzi, che magari sono anche estremamente dotati, e però proprio perché sono estremamente dotati, magari non trovano lo stesso, non provano lo stesso senso di fascino che ho io, per esempio, nei confronti della musica. Io non mi sento particolarmente dotato. Ho semplicemente compensato con il tempo che ci ho passato. Non c'è una regola per l'età. Comunque, Manu, pensiamo, cioè, senza considerare queste, diciamo, mezze pop star nate da mosse di marketing, Sì. pensiamo agli artisti cioè, che si sono consacrati nella scena. Ce ne sono veramente pochi che ci arrivano prima dei 40 anni, eh? Cioè, la maggior parte, cioè, tra i 38, 39, 40, 43, Sì, 45, dipende. Sì, i top top DJ. dipende anche il genere, dipende Sì. da un po' di cose. Quindi non Però c'è un guarda, limite d'età. per me, ti posso dire che ho iniziato a fare come lavoro più o meno quanto avevo, forse 25, 26 anni, 25, 26 anni. All'inizio probabilmente non è che potessi permettermi grandi lussi, però... vabbè, una cosa che c'è da Allora, spiegarsi, insomma. per dirti anche la mia esperienza. Secondo me questa vita è comunque una vita che prevede tanti sacrifici, tanta dedizione, tanto impegno sotto vari aspetti. Cioè, un Ah, po' sfatare questo mito che è questo è no, ovvio, ma io non... che è il paese dei balocchi, perché non No, è quello poi. anzi, conosco anche io, non so se posso fare nome, però ci sono tante persone a livelli
anche molto molto superiore al mio, che veramente vivono una vita di inferno, che non è neanche troppo invidiabile, proprio perché non è detto che uno sia mai contento neanche quando arriva a livelli molto, molto Certo. alti, insomma, si tratta sempre di crescere.